dopo un po' di problemi tecnici. Allora, siamo davanti alla Parashah Shoftim e ci ricordiamo e colleghiamo anche al momento in cui siamo del mese di Elul, in cui abbiamo tanto parlato del fatto di prendere una visione sia generale sia di entrare nel particolare di tutto quello che abbiamo fatto e manca a noi di fare, essenzialmente per lo scopo nostro principale. Qual è lo scopo principale? Quello di relazionarci, unirci a Dio. Ora, se questo è lo scopo, e questo scopo si rivelerà nella Geulah, in cui si rivela veramente l'unione completa che c'è fra l'ebreo e Dio, fra l'anima divina che si rivelerà nel mondo come la cosa più percepibile e che è una parte di Dio stesso. Diciamo però che se a questo fine Dio ci ha dato in aiuto la Torah e le mitzvot, in modo che seguire e studiare la Torah e compiere le mitzvot è il modo di collegarci e di unirci a Dio, come sappiamo che il termine stesso mitzvah ha dentro sé il significato in ebraico di tzavta, di unione. In ogni caso, se Dio non ci avesse offerto degli ulteriori aiuti e l'ebreo si fosse dovuto trovare da solo a utilizzare questi strumenti per unirsi a Dio, eravamo un po' in problemi non indifferenti, perché l'ebreo davanti alla Torah, ognuno se la vede come crede, e ognuno se la capisce come crede, e ognuno si metterebbe a fare qualcosa di diverso. Per cui Dio ha considerato opportuno e indispensabile darci delle guide che ci mostrino sempre la strada giusta, sappiano risponderci, indirizzarci e dirci veramente qual è la volontà di Dio. Perché nessun ebreo di per se stesso può basarsi solo su se stesso per capire e decidere qual è la strada, qual è la volontà di Dio, qual è la strada che Dio ti indica, perché semplicemente Dio ci ha messo dentro uno Yetzer Hara che ci tira tutto da un'altra parte. E in genere Yetzer Hara ha una capacità retorica ed è molto marcata e sa convincerci molto bene delle sue tesi, e sa anche travestirsi molto bene, per cui ci frega facilmente. Quindi Dio ha pensato bene di darci delle figure, e in questa parasha le vediamo quasi tutte le figure, perché si parte dai giudici, e per giudici si intende anche i 71 giudici che formavano il Sinedrio che operava nel Bet HaMikdash, piuttosto che il Sinedro Piccolo, i 23 giudici che operavano nelle varie città, quando non bastavano in altre situazioni dove non era possibile anche solo tre giudici, quando in alcune opzioni di alcune domande che era possibile porre anche solo a uno esperto. Quando se però si parla dei giudici, anche si ha sempre in mente il capo dei giudici, il Nassi del Sanedrin. E chiaramente i giudici, come la parasha nostra inizia e dice, Shoftim veshotrim titen lecha bekol sherecha. E giudici e funzionari e poliziotti metterai e porrai su di te ad ogni città, ad ogni porta, ad ogni città. E quindi la prima figura è questa: non sai qual è individuare qual è la volontà di Dio in una serie di diatribe o di dubbi o cose che possono succedere fra persona o persona nel popolo di Israele. Vai dal giudice. Una volta che il giudice ti dà la sua sentenza, non è come funziona con i goyim, dove la persona è insoddisfatta di quello che il giudice dice, per cui va a fare l'appello, il controappello, il superappello e il decimo appello. Non ci sono appelli nella
Quando vai dal Sanedrin, quando vai dal giudice e il giudice vaglia tutto quello che deve vagliare e dà la sua sentenza, quella è la sentenza per il semplice fatto che il giudice è un personaggio talmente più elevato della persona che sta giudicando, con una conoscenza e una adesione talmente completa alla Torah, che quello che emana come sua sentenza sono le parole di Dio, sono la volontà di Dio, che nella Torah resta più concisa o nascosta, e lo studio, la capacità di un giudice è quella di riportarla nelle varie situazioni. E questa è la figura del giudice. Poi in questa parasha troviamo altre figure che sono quella del re, altro personaggio che ha grandissimo potere, il più alto potere, tutti devono obbedire e piegarsi al re, a qualsiasi suo comando. E soltanto che ci sono divisioni di compiti, per cui il re non è che prende decisioni o ordina su fatti di Torah, nonostante che la figura del re che comanda su tutto il popolo, in ogni caso deve comunque potersi basare sulla Torah. E una delle cose più belle che vediamo è che se per ogni ebreo c'è una mitzvah particolare, che potendo ogni ebreo si scriva un Sefer Torah, per quello che riguarda il re deve averne due: uno che tiene lì dove deve stare e un altro che si porta sempre dietro, uno suo personale che rappresenta proprio il fatto che il re deve essere una figura totalmente annullata al volere divino. In ogni caso, il re si occupa di tutta la sicurezza e la gestione dello Stato. Poi troviamo il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, e andando più in là troviamo la figura del profeta, che è una figura fondamentale e importante. Poi più in là vedremo anche un'ultima figura che vedremo più tardi. Ora, nel corso della storia, vediamo che tutte queste figure, quasi tutte queste figure, in quasi tutti i casi, hanno una connotazione molto superiore e autoritaria. Voglio dire, danno danno gli ordini, fanno capire qual è la via, non fanno capire, dicono qual è la via, sentenziano qual è la via, danno ordini. E infatti, se vediamo poi l'inizio della parasha, vediamo anche che parla di giudici, ma parla anche di poliziotti. Questo ti fa capire, nonostante che la mitzvah, il comando sia soltanto riguardo ai giudici, non c'è un'altra mitzvah che dice di nominare dei poliziotti. L'unica mitzvah è di nominare dei giudici. Però è abbastanza facile per noi capire che se esistessero nella condizione normale dei giudici unicamente, senza una forza che fa applicare le leggi, il giudice sentenzia, e quello che riceve la sentenza, se non è costretto a farla e la cosa non gli va, perché dovrebbe farla. Quindi, soprattutto considerando che abbiamo uno Yetzer Hara che ci porta a non fare qualcosa che noi riteniamo scomodo. Quindi questa è la situazione. Però se andiamo a vedere un verso molto simile, che riguarda invece già la Geulah, o quantomeno il periodo che precede anche la Geulah, come poi capiremo meglio, è qualcosa che è espresso dal profeta, che più di ogni altro parla della redenzione, profetizza sulla redenzione, che è il profeta Isaia, Ishayahu, che dice: ve la cito come si deve, per non citarla con alcun errore. Ashiva shoftaich kevarishonah veyuatzaich kevatchilah. Quindi il profeta Isaia dice che a un certo punto verranno ricostituiti, ripristinati, saranno fatti tornare i giudici come una volta, e qui introduce tutto un tratto un termine nuovo,
Yotzair, il tuo consigliere, il tuo giudice, il tuo consigliere. Un attimo, ecco qua, abbiamo un'altra amica che si unisce a noi, Baruch Hashem. Quindi da una parte c'è molta similarità fra le due espressioni, dall'altra parte ci sono delle differenze che ci insegnano molto. Cosa vuol dire? Isaia prevede che finalmente un giorno torneranno i giudici, e però qui non parla più dei poliziotti e introduce qualcosa di nuovo che sono i consiglieri. Tira fuori dal cappello una novità. Vediamo cosa sono questi consiglieri. Prima però una piccola parentesi. Noi sappiamo che la Torah è eterna, per cui sappiamo che quando saremo nella Geulah, fra poco poco, e leggeremo la Parashah, continueremo a leggere che dovremo mettere a tutte le nostre porte giudici e poliziotti, non è che non leggeremo più questa parte. Quindi dobbiamo capire che la Torah, essendo eterna, ha in previsione che cosa succederà dei poliziotti. I poliziotti semplicemente, con tutta probabilità, come già cominciamo a vedere oggi, che tanti sono i segni ormai della Geulah che precedono la Geulah già nel tempo presente, sono i poliziotti, come si dice in ebraico, le maliuta. Nella loro funzione di doti di qualità che sono non più quelle del forzare come fa un poliziotto a convincerti, che non è certo che si siede lì a dirti quanto è buono quello che è stato sentenziato, ma ha la forza di fartelo fare per forza, mentre nella Geulah semplicemente non ce ne sarà più bisogno di farlo per forza, perché nella Geulah lo Yetzer Hara non avrà più vita, non avrà più presa sull'ebreo. Ogni ebreo sentirà e capirà la bontà della volontà divina, per cui se il giudice gli dirà di fare qualcosa, gli sarà chiaro che è quello che deve fare e nessuno dovrà costringerlo. Per cui i poliziotti allora avranno un compito di aiutare, semplicemente di aiutare a mettere in atto le decisioni del giudice, o semplicemente aiutare gli ebrei nelle cose pratiche. Gli esempi che vengono dati di allora è, per esempio, se c'è bisogno di santificare la luna, di decidere il capomese e non di santificare la luna, e i testimoni devono andare in qualche posto lontano a scoprire se è arrivato veramente il novilunio, perché ci sono nuvole vicino a Gerusalemme. Bisogna che però la notizia, se l'hanno visto l'inizio della luna, arrivi al Sanedrin abbastanza in fretta perché possa essere poi il mattino dopo stabilito che quello è il capomese. I poliziotti possono avere la funzione di presente dei volanti della polizia che con tutta la sirena liberano le strade, fanno passare veloci veloci le shayarot, le carovane dei presidenti che vengono in visita, queste cose. Ecco, loro faranno strade, faranno arrivare più in fretta possibile i testimoni al Sanedrin. Questo per fare un esempio col colloquio dei tempi. Nel futuro, nella Geulah, probabilmente avremo mezzi più semplici di questo, però già oggi la meraviglia di vedere quanto già oggi si verifica nella realtà la cosa, perché già oggi poliziotti, spesso e volentieri, sempre di più si occupano di cose positive che non hanno la connotazione del costringere con la forza a qualche cosa. E ci sono i poliziotti che aiutano e dirigono il traffico, ci sono quelli che addirittura vanno nelle scuole a spiegare ai bambini le regole del traffico. Nei tempi di corona che viviamo adesso, hanno avuto anche loro il compito, a parte di andare ancora adesso purtroppo, di far valere le decisioni, ma anche ci sono stati periodi in cui hanno avuto il compito anche di aiutare materialmente. Per cui già si vede realizzarsi questa
questo cambiamento. Quello che ci interessa adesso sarà il punto focale dei nostri discorsi di oggi, è questa figura dell'Ioetz, del consigliere che tutto un tratto spunta fuori. Ora, confronteremo le due figure, quella del Shoffet e quella dell'Ioetz, del giudice e del consigliere, però diciamo subito che anche il Rambam dice che questa profezia, mentre tutte le profezie di Ishayahu si riferiscono alla Geulah stessa, nel momento in cui si rivela la redenzione, Moshiach si rivela completamente, avremo tutte le cose che sono state profetizzate dal terzo tempio alla risurrezione dei morti e via dicendo. Questa profezia di cui parliamo adesso, di ripristinare i tuoi giudici, i tuoi consiglieri, si riferisce a qualcosa che deve iniziare, che ha inizio già prima della Geulah, nel periodo che precede la Geulah, e capiremo perché è necessario ed è ovvio che debba essere già prima. Vediamo, per capirlo però, vediamo un po' meglio questa figura del consigliere e per capirla paragoniamola al giudice. Il giudice, come abbiamo visto, è lo stile del giudice, come abbiamo detto prima, anche tutte le altre figure che Hashem ci ha dato che ci siano di aiuto per capire la sua volontà e andare sulla sua strada, sono sempre state figure come quella che descriviamo adesso, il giudice. Cos'ha il giudice che lo caratterizza? È estremamente più elevato delle altre persone in sapienza, conoscenza della Torah, e deve essere elevato perché quando ha una persona che deve giudicare, questa persona deve provare davanti al giudice riverenza e temore per poter accettare quello che il giudice dice. Se il giudice si presenta come un amicone dove lascia la porta aperta a discussione sul suo giudizio, certamente non può fare da giudice. Il giudice deve essere perentorio, la sua sentenza è una sua sentenza, non c'è appello, non c'è da discutere e è semplicemente estremamente più elevata della persona che sta giudicando e la persona che sta giudicando non ha importanza. In questo rapporto quello che conta è il giudizio, la verità del giudizio, questo è quello che conta. Chi sta davanti, il giudice, non si fa problemi di capire qual è la storia, da dove è venuto, poverino, cosa ha passato, eccetera. Il giudice applica la legge della Torah e così sentenzia. Quindi qualcosa che viene dall'alto. Ora, l'Ioetz, il consigliere, come bene si può immaginare, ha una differenza immediata, non ti dà degli ordini, tanto per cominciare, opa, e come dice il nome stesso, ti dà dei consigli. E il fatto di darti i consigli, cosa deve servirti? Intanto come ti parla è la tua misura, non si pone al di sopra. La sua funzione è di darti dei buoni consigli parlandoti come un buon amico, dove la sensazione che ti dà è che non più come era per il giudice, è l'importante che il giudice è importante, che il suo giudizio è importante, che non importa tanto la differenza chi gli sta davanti. Mentre qui tutto il riflettore, tutta l'importanza è proprio chi ti sta davanti. Il consigliere per dare un buon consiglio deve sì sapere da dove viene la persona, cosa ha passato, capirla, sentirsi vicino alla persona, dopodiché solo a quel punto è in grado di dargli veramente un buon consiglio che la persona sentirà lui stessa che è una cosa buona per lui. E la conseguenza sarà che la persona avrà immediatamente il desiderio di mettere in atto il suo consiglio, perché capirà, e se tanto capirà con la testa, ma sentirà nel cuore che è una cosa buona per lui. Questo è il consigliere. Ora c'è appunto una bella differenza. In ogni caso, ognuno ha il suo vantaggio e il suo svantaggio, per cui la cosa massimale è l'unione
dei due. Per questo viene detto, ripristinerai il tuo giudice e il tuo consigliere, tutte e due. Vuol dire che il consigliere, se farà il suo lavoro come deve, riuscirà a farti sentire, a farti vedere il giudizio del giudice, a fartelo capire, a farti capire che è una cosa buona per te. Non è più soltanto qualcosa che ricevi dall'alto, ma è qualcosa che il consigliere ti aiuta a scavare, ti aiuta a comprendere, a realizzare, a guardare con occhi nuovi da un diverso punto di vista, fino a che arrivi a capire che quella cosa lì è una cosa che ti aiuta, che è giusta per te, che è la migliore per te e che a quel punto avrai desiderio di farla. E questo è uno dei motivi principali per cui viene detto che questa profezia riguarda già il periodo prima della redenzione. E qui arriviamo al punto più specifico. Prima però, aspetta, mettiamo un attimo in stand-by il punto specifico e vediamo ancora due particolari. Uno, nella differenza di espressione, viene detto Yotzaich Karishona ve Yotzaich Katrila. Vuol dire che ripristina il tuo giudice come prima, come il primo, come prima, e il tuo consigliere come all'inizio. Cioè ci sono due modi di dire diversi in ebraico che se uno legge superficialmente potrebbe pensare che sono assolutamente sinonimi per voler dire nel significato più letterale come era un tempo li rimetterai. Anche se uno c'è da chiedersi com'è un tempo, non è che il Yoetz, per esempio, era la figura più diffusa, il consigliere non era la figura più diffusa, era una figura che non esisteva tanto, esisteva qua e là, ma non era la cosa principale. E anche se si vuol vedere, c'è cioè una curiosità, se si pensa che il profeta Isaia ha fatto questa profezia nel momento in cui allora i giudici c'erano, per cui in che senso dice che dovranno esserci come erano all'inizio? E a quel punto si dice come che i giudici con l'andare del tempo non erano più del livello e della qualità di come deve essere un giudice in tutte le sue qualità e quindi si riferiva più che altro parlando di Shoftai e Yotzai, si riferiva più che altro a Moshe e Aaron e a Davide e a Shlomo. Cioè che possano esserci, tornare a esserci come erano un tempo. E in ogni caso, qui il fatto che Isaia sceglie due termini, anche lì un significato, perché Kevarishonah, Rishon, primo, è qualcosa che ha anche significato di prima, qualcosa che precede, qualcosa che c'è stato, che precede, ma che non è detto per forza che debba continuare. Può essere una cosa che c'è stata, che precede, che è preliminare, ma non per questo è l'inizio di qualcosa che continua. Mentre quando si parla di che vatrilà è qualcosa che è iniziato, una volta che una cosa è iniziata va avanti, se no non sarebbe un inizio. Quindi quando parla dei Yoatzim, parla dei consiglieri, parla di qualcosa che nel momento che comincia è qualcosa che continua. Per dire che quello, e come abbiamo detto, questa profezia riguarda già il periodo che precede la Geulah, per cui è un qualcosa che il Rebbe ti spiega, ti fa vedere come è già iniziato è iniziato per continuare. E l'ultima differenza che vediamo, come nella Parashah c'è scritto Shoftim veShotrim, giudici e poliziotti, mentre nella Nevoah di Yeshayahu c'è scritto Shoftaich veYoatzaich, il tuo giudice, il tuo consigliere. E finché uno dice il tuo consigliere, uno può anche capirlo perché il tuo consigliere è effettivamente devi sentirlo vicino a te, che ti comprende, che ti aiuta a comprendere veramente.
mentre quando dici il tuo giudice sembrerebbe un po' più strano, perché dice cosa è stato passata la bustarella ed è diventato il tuo giudice, però da tutto quello che abbiamo spiegato capiamo che nel momento in cui il consigliere, e questa è esattamente la fusione delle due funzioni, l'aiuto, la compensazione che uno dà all'altro, nel momento in cui il consigliere ti convince, perché non ti convince che ti fa lavaggio il cervello, ma ti convince perché entra in rapporto con te, ti capisce e con i tuoi strumenti ti aiuta ad arrivare a capire quanto quello che ha detto il giudice è giusto per te, a quel punto anche il giudice diventa veramente il tuo giudice, quello che sta veramente dalla tua parte, anche se esteriormente quello che ha sentenziato non è la cosa che ti farebbe più piacere o esattamente che non fa più piacere alla tua anima animale che si è rivolta. Però quando capisci che è veramente per il tuo bene, è già tutta un'altra sensazione e un'altra cosa. Quindi questo è per chiarire. Ora torniamo al fatto del perché, dell'importanza che viene data al fatto che proprio prima della Geulah devi arrivare a ripristinare o a capire che esiste già oggi una condizione in cui esistono il tuo giudice e il tuo consigliere. E questo riguarda un po' il titolo della nostra lezione di oggi. Fino a un certo punto, sembrava che l'accento fosse dato nella storia del nostro popolo, dell'ebraismo, al fatto che Dio ci ha dato la Torah. La Torah ha modo per unirsi a lui, ma comunque tutto l'accento è stato dato più che altro al portarti a obbedire, a fare la volontà di Dio. Per cui anche le figure che ti sono state date sono le figure che ti indrizzano e ti portano a fare la volontà di Dio. Quando però noi, come abbiamo tante volte studiato, secondo quello che la Chassidut ci rivela, che Dio non si accontenta, non è il suo progetto quello che tu obbedisci ciecamente, anche se deve esserci questa parte, il Kabbalah Tol, l'accettare il giogo e obbedire ciecamente, l'annullarsi è una cosa che di base è indispensabile, deve esserci, però nel momento in cui devi arrivare a fare la tua parte per la Geulah, a quel punto Dio non è interessato che tu percorri soltanto questo sentiero, ma richiede da te una partecipazione completamente diversa. Richiede che tu le cose non le fai solamente perché sei costretto, perché il poliziotto ti ha costretto, perché ti arrivano dall'alto, ma perché tu le cominci a fare tue, le senti, le capisci, le comprendi e le desideri, in modo che le cose non sono fatte solamente perché magari nel migliore delle ipotesi le capisci con la testa, ma addirittura perché sono scese anche nella tua emozione e sono cose che senti, senti che sono per il tuo bene. Quando poi pensiamo che cos'è la Geulah, e la Geulah è preparare il mondo a essere una dimora per Dio, quante volte abbiamo detto che se Dio e l'ebreo sono una cosa sola, e l'anima divina che è dentro di noi è una parte di Dio stesso, ed è la vera parte di noi, il nostro vero io. Quando Dio ci chiede di preparare una dimora perché Dio si riveli, vuol dire che non è soltanto una dimora per Lui, ma è anche una dimora per noi. Ora, facendo l'esempio proprio della dimora della casa, proviamo a immaginarci un attimo il fatto che un giorno veniamo portati tutto un tratto in una casa completamente arredata, probabilmente anche una casa stupenda, e ha portati in questa casa completamente al buio, e a un tratto si accende la luce, ci viene detto questa è la tua nuova casa. E per quanto noi possiamo ammirare questa nuova casa, avremo anche la tendenza a dire ok, bellissima, ma io cosa c'entro? In fondo non ho scelto niente di quello che c'è qui dentro, non ho partecipato a niente, mi ci hai portato tu, come faccio a sentirla come casa mia? Quindi la Geulah è un po' la stessa cosa. Dio non ha nessuna intenzione di
di darci la Geulah come qualcosa che ci cala dall'alto, dove tutto un tratto noi ci troviamo in una situazione del mondo perfetta, dove non c'è più né odio né guerra né niente di male, tutto bellissimo, e tutto un tratto Dio accende la luce e noi ci troviamo in questa nuova situazione. Perché c'è il rischio che in questa nuova situazione, per quanto bellissima, ma alla quale noi non ci siamo abituati, non abbiamo partecipato a crearla, non la sentiamo nostra, per quanto bellissima, è talmente lontana da noi che, chas v'shalom, qualcuno potrebbe anche avere la tendenza di dire: ok, bellissimo, ma fammi tornare a casa. Perché in fondo quello che sono abituato è quello che ho vissuto fino adesso, magari molto negativo, però lo sento come casa, perché è quello che ho sempre vissuto. Quindi, quanto Hashem vuole, e Rebbe ci spiega continuamente che soprattutto adesso che siamo così vicini alla Geulah, lo dobbiamo esercitarci, abituarci alla Geulah prima che la Geulah si riveli completamente. Già vivere secondo i temi della Geulah, e per questo ci dà un aiuto già ora. E l'aiuto è sia negli Yoetz, nel consigliere fuori, che in quello dentro. Andiamo a spiegare. Intanto è già incredibile vedere come nell'era moderna il fenomeno dei consiglieri, chiamali coacher, personal trainer, Meamenishi in ebraico, è diventato un qualcosa che quasi non fai un passo senza il tuo personal trainer a lato. È cosa che una generazione fa, probabilmente nessuno, non so, i miei genitori non penso che si sognassero o esistesse questa possibilità. Le cose erano o così, non andavi dal consigliere, quello che ti seguiva, eccetera, eccetera. Per cui il diffondersi adesso in così tanto, dando l'importanza, anche tutte le tecniche nuove come il CBT, eccetera, dando importanza al fatto che tu interiorizzi e che la cosa venga fuori da te, venga elaborata dentro di te e tu arrivi a capire, non qualcuno ti dica da fuori qual è la cosa giusta per te, ma tu stesso, accompagnato e guidato, arrivi a capire qual è la cosa giusta per te. Quindi già noi vediamo nel mondo come questa cosa naturalmente già succede. Però studiando quello che stiamo studiando capiamo che non è a caso che proprio adesso tutto questo si verifica. E noi sappiamo che quando la Torah ci dice che dovremmo rimettere giudici, in questo caso consiglieri, alle nostre porte, anche noi abbiamo delle porte, ognuno ha le proprie porte. Le porte sono ciò che fa entrare dentro di noi il mondo, le informazioni che il mondo ci dà, per cui abbiamo gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7 porte. È come se venisse detto che dobbiamo mettere dei giudici alle nostre porte, dobbiamo poter comandare, dare delle direttive su cosa far entrare e cosa non far entrare nella nostra vita a seconda della Torah. Il giudice deve essere qualcosa che conosce la Torah e secondo la Torah ci fa vivere. E per cui, se andiamo a vedere che cosa dentro di noi può avere questa funzione, è il cervello, sono i tre mochin, Chochmah, Binah, Daat, della nostra anima divina. Però qui si pone anche questo bisogno, che forse non è nuovo, ma che oggi si deve sentire in un modo così forte, che tutte queste comprensioni per cui che ti regolano cosa deve entrare e giudicano alle tue porte, devono in qualche modo essere anche interiorizzati, in modo che tu stesso dentro di te arrivi a concordare, a volere, a sentire, a desiderare tutto ciò. Per cui ci devono essere anche Yoatzim. I nostri Yoatzim devono essere le nostre midot, i nostri attributi emozionali, che devono essere quelli dell'anima divina, cioè corretti, aggiustati, purificati, raffinati. Ora, ancora una volta, fare questo da soli non è una cosa così possibile. Per questo Dio ci ha dato un ulteriore aiuto. Prima di arrivare all'ulteriore aiuto, parliamo un attimo della figura del profeta. In questa
In questa parasha noi troviamo che la Torah ci dice che c'è, non solo c'è il precetto di credere nel profeta, ma anche la garanzia che Dio dice che sempre Dio darà nel mezzo del popolo ebraico un profeta, parlando a Mosè, dice come te, come Mosè. Per cui, che cos'è il profeta? Cos'è stato Mosè Rabbeinu? Mosè Rabbeinu è stato l'anello di congiunzione fra Dio e l'ebreo. Tutto quello che viene dall'ebreo per arrivare a Dio passa attraverso questo anello di congiunzione, passa attraverso Mosè, e tutto quello che viene da Dio all'ebreo passa da questo anello di congiunzione che è Mosè. Tutto passa attraverso di lui. Ora, Dio ha stabilito questo, ha messo Mosè come profeta e il profeta è la rivelazione del divino nel mondo. La rivelazione del divino del mondo, cioè il profeta cosa fa di fatto? Differentemente da quello che fa il giudice, paragoniamo un attimo il giudice e il profeta. Tutti e due in qualche modo dicono la parola di Dio. Solamente che il giudice dice la parola di Dio, che ha studiato sulla Torah, ha capito, ha fatto sua e la dice. Il profeta, pur essendo senz'altro esperto di Torah, non dice la parola di Dio che trae dalla Torah, ma dice la parola di Dio che ha sentito direttamente da Dio, che si è rivolto direttamente a lui. Per cui praticamente la rivelazione di Dio nel mondo è tramite il profeta. Ora, Dio garantisce che sempre ci sarà la sua rivelazione, anche quando siamo in esilio, anche quando la cosa sarà più nascosta, esisterà sempre un punto nel quale c'è la rivelazione divina all'ebreo nel mondo. E questa è la figura del profeta. Ora, a un certo punto viene detto che, sempre si dice, la profezia è scomparsa nel mondo. La parola che viene usata è istalek, che a un certo punto la profezia si è allontanata, come dire, è andata da un'altra parte, si è allontanata, non si è fermata, non è sparita, non è finita, non vengono usati termini simili, semplicemente si è allontanata. Vuol dire che che prima era trovabile, al tempo dei profeti era normale rivolgersi e trovarsi davanti a un profeta. A un certo punto il profeta non era più a portata di mano ed è stato qualcosa che comunque sempre in qualche modo qui e là è saltato fuori ed è stato disponibile a chi più che altro l'ha cercato. Però viene detto, ed è stato detto chiaramente, che prima della Geulah si ripresenterà la profezia in modo rivelato. E questo, addirittura il Rambam ha dato una data di questa rivelazione. E questa data coincide molto con tutto il periodo in cui sempre più tzaddikim hanno parlato con Ruach HaKodesh, con chiaramente con cose che hanno ricevuto da Dio, e dal Baal Shem Tov in poi tutti i nostri Rebbeim di Chabad, tutti quanti hanno questa peculiarità della profezia. Ora, il profeta non dà l'alakha, non dice fai questo secondo alakha, non è come il giudice, ma ti trasmette il messaggio divino adatto in quel momento. Il giudice può dire semplicemente, praticamente com'è la legge secondo la Torah. Il profeta riceve da Dio il messaggio da trasmettere in cui in ogni generazione dove il mondo cambia, il messaggio attuale per il mondo di quel momento, dove aiuta le persone a capire qual è la strada, qual è la via, qual è il lavoro specifico da portare avanti in quell'epoca.
il profeta è già molto più vicino anche alla figura del Yoetz, del consigliere, in quanto il profeta effettivamente si rivolge anche all'individuo, come sappiamo da Shaul che è andato da, oddio, adesso vado a confondermi, quando da Shmuel a chiedere dove sono. Dove trovo le mie asine che sono andate perse. Ricongiungendosi a questo, ricordo qualcosa che l'Admor HaZaken ha detto. Dire, al profeta andavi a chiedere anche cose che riguardano le tue condizioni personali e se il profeta ti risponde, vuol dire che non è che ti risponde come un buon amico soltanto che ti dice secondo me la cosa migliore per te è questa, ma se viene fuori dal profeta il consiglio è perché sa cosa Dio pensa che sia meglio per te. Il consiglio che la responsabilità che ha quando ti dice qualcosa non è della propria opinione, ma è qualcosa che viene dall'alto. Quando l'Admor HaZaken, il primo Rebbe di Chabad, i Hasidim hanno cominciato ad andare a parlare con lui chiedendogli consigli sui loro problemi personali, la cosa buffa è che l'Admor HaZaken li ha ripresi dicendo: ma come vi viene in mente di venire qui a parlarmi di cose materiali invece che di questioni spirituali? E dopo aver detto, aggiungendo che soltanto i profeti hanno questa possibilità di interferire, di intervenire nella vita delle persone per dire loro che cosa fare. Un profeta può dirlo. E dopodiché, le persone hanno continuato ad andare dall'Admor HaZaken a chiedere i loro fatti personali e l'Admor HaZaken ha continuato a rispondere. Come dire, soltanto i profeti possono farlo e l'Admor HaZaken ha continuato a farlo. E tutti così, Rebbeim, ma mai è stato così come nella nostra generazione col Rebbe. E tanto che il Rebbe, oltretutto, ogni volta che parla qualcuno, anche tutto il suo modo, guardate che il Rebbe quando ha preso la Nesiut, quando ha preso la guida del popolo, ha detto a un patto solo che sia Bechesed u Berachamim, che sia nella via della misericordia, che sia tutto in bene, non con durezza. E questa è già tutta la descrizione di cos'è Yoetz, che va a coinvolgere la persona e a toccarla e a conoscerla dentro, a renderla partecipe. E il Rebbe, oltretutto, nella maggior parte dei casi, quando ha dato direttive alle persone, si è sempre espresso nel modo, questo è il mio consiglio. Nonostante che poi, non seguire il consiglio del Rebbe, chi non l'ha seguito ne ha pagato le conseguenze, perché quando il Rebbe dice qualcosa, sa quello che dice. Il Rebbe si è preso responsabilità. Cioè, le sue profezie sono infinite e profezie avverate. Uno dei modi per assicurarsi chi è un profeta è che quello che dice che succederà, di fatto succede. Il falso profeta può dire una cosa che accadrà come prova e poi convincerti a fare idolatria, ma se un profeta ha tutte le qualità come le ha il Rebbe e dice delle cose che si avverano, quello è una delle prove che è un profeta e non vai tanto a discutere sulla cosa. E si è preso la cioè, chi va a prendersi la responsabilità nella vita di una persona di dire non fare quell'operazione che il medico ha detto, vai a consultarti ancora con qualcuno o di dire ai parenti dei ragazzi che erano in Israele alla guerra del Golfo, che dicevano convinci i miei figli che non vogliono tornare dalla Yeshiva, convincili a tornare in America, eccetera. E il Rebbe che dice, ma neanche per sogno, non mi so di convincere nessuno, anzi lasciali lì che è il posto più sicuro. Cioè, chi si prende la responsabilità di dare consigli e di dire cose a persone se non è qualcosa che sa?
Non perché lo sa lui, non perché lo dice lui, ma perché HaKadosh Baruch Hu glielo dice. Quando il Rebbe dice devi seguire e obbedire alle parole del profeta, lo devi fare non perché quelle sono le parole del profeta, ma perché quelle sono le parole di Dio attraverso il profeta. E a questo punto arriviamo a una figura ancora più forte del profeta. Intanto diciamo qualcosa che forse non abbiamo detto prima, che tutte queste figure qui possono anche, non tutte proprio, ma anche assommarsi. Cioè può esserci il profeta che è anche giudice o che è anche re. Ci sono delle figure che possono sovrapporsi, avere però ognuno. In ogni cappello che porta, come si dice in ebraico, può dare la legge alla Halakha quando ha il cappello del giudice e la profezia quando ha il cappello del profeta, non il contrario. Però se andiamo a vedere una figura particolare che sovrasta tutte queste figure e la ritroviamo in Mosè, Mosè era re, era giudice. Era Cohen Gadol ed era anche Yoetz, ed era profeta, il più alto profeta fino a quando si arriverà alla rivelazione di Moshiach, la cui profezia sarà o la stessa o più alta, ancora non sappiamo. Ora, quando parlavi di questa figura che può comprendere in sé tutto, è una figura molto particolare che viene chiamata. Quando si dice Tzadik Yesod Olam, è una figura che HaKadosh Baruch Hu ha posto in tutte le generazioni, in ogni generazione una figura come questa, e che è il Tzadik, il giusto fondamento del mondo. Cosa vuol dire? Si parla, noi sappiamo benissimo che Tzadikim, Baruch Hashem, ne abbiamo avuti, ne abbiamo più di uno, ma Tzadik Yesod Olam, o come si dice Nessi Ador, quando si dice Nessi Ador, il leader della generazione, Rashi stesso nella Parashat Chukat, mi sembra, nel suo commento dice il Nassi è come tutta la generazione, il Nassi è Hakol, il leader della generazione è tutto. Vuol dire che c'è questa figura. Che viene chiamata Tzadik Yesod Olam, il Tzadik che è il fondamento del mondo, questa parola Yesod ci riporta a un'altra Yesod che è il Even Hashtia. Noi sappiamo che quando Hashem ha creato il mondo, Yesh Me'ain, il mondo materiale dal nulla, ha avuto un inizio, questa creazione ha avuto un inizio da un punto. Questo punto era Even Hashtia, la pietra della fondazione, se si può tradurre così, dal quale poi si è sviluppata tutto il resto della creazione e del mondo. Questa Even Hashtia, che è questo punto che già conteneva tutto e dal quale poi si è creato tutto il mondo, è un punto che è eterno. Che non subisce cambiamenti e che è sempre rivelato. Noi sappiamo, non siamo sicuri esattamente di dov'è, ma sappiamo che è il punto in cui c'era l'Arona Kodesh, era il punto del Kodesh HaKodashim, e sappiamo che è rivelato, è nel mondo, lo si può vedere. L'Arona Kodesh, dove ci sono le tavole del patto, esiste, continua a esistere, ma è stato programmato un punto dove nasconderlo fino a che verrà il momento nella Geulah di tirarlo fuori. L'Even Hashtia, la pietra fondamentale, la pietra non è nascosta, esiste e, no, e questa è la sua caratteristica di essere il punto in cui della rivelazione di Kadosh Baruch Hu, il punto eterno. Come Even Hashtia, così è il Tzadik Yesod Olam. È un punto in cui si rivela Kadosh Baruch Hu e che non può non esserci, non può esserci una generazione in cui non c'è.
Nel momento in cui si è allontanata la profezia, eccetera, ci sono stati periodi in cui è stato meno evidente, come l'Evenashtia, anche adesso non siamo perfettamente sicuri di averla vista e di dov'è, ma adesso, nelle nostre ultime generazioni, nell'ultima generazione nostra, la cosa invece è del tutto evidente. E se siamo partiti all'inizio, che tutto il nostro scopo è quello di collegarci ad HaKadosh Baruch Hu, e abbiamo detto che la figura che sovrasta tutti e che comprende tutto è il Messia Dor, è il Moshe della generazione, che è l'anello che congiunge l'ebreo a Dio, finché non arriverà la Geulah in cui non ci sarà più bisogno di questo anello in questa forma, perché allora tutti saremo profeti, nel senso che sarà rivelato, Dio parlerà a tutti, cioè tutti sentiremo e percepiremo e vedremo Dio come Moshe lo vede. Però adesso l'anello di congiunzione è Moshe. Per cui la nostra possibilità oggi ancora di collegarci a Dio tramite la Torah e la Mitzvot passa attraverso quello che oggi Hashem ci dà, che è quello che, e qui adesso devo per forza citarvi, e se qualcuno conosce abbastanza ebraico da leggere questa Sikha, o quantomeno del Rebbe, o quantomeno alcune parti, è una fra le scuole più importanti e fondamentali, e vale la pena fare degli sforzi per leggerla e capirla. Se qualcuno ne capisce abbastanza, me lo dice, vedo di fotografarla, di metterla sul gruppo, eccetera. Comunque, una traduzione di un pezzettino che dice, dice che dobbiamo pubblicizzare a tutti i membri di questa generazione che noi abbiamo meritato, che Hashem abbia scelto e designato qualcuno dotato di libero arbitrio, cioè una persona come noi, capace di intendere e volere, però che è incomparabilmente superiore a chiunque altro di noi, degli esseri umani, quindi di questa generazione, per essere i tuoi giudici e i tuoi consiglieri, ed il profeta della generazione, cioè. È stato designato oggi, adesso, che esiste qui, oggi, nel mondo rivelato, una figura che è giudice, consigliere, profeta, che ci insegnerà cosa fare e ci darà consigli riguardo al servizio di tutti gli ebrei e di ciascuno, di ognuno di questa generazione, in ogni soggetto della Torah e delle Mitzvot, e non soltanto per quello che riguarda il servizio divino, ma anche nella vita quotidiana in generale, consiglia le persone, fino ad arrivare alla profezia principale, e qui il Rebbe precisa che si tratta di una profezia, la profezia di Altar la Geulah, subito la Geulah, e immediatamente ecco Moshiach arriva. Cioè, praticamente il Rebbe ti dice. Aspetta un attimo, in questo merito, ognuno di noi ha la responsabilità di accettare su di sé i tuoi giudici e i tuoi consiglieri e di seguire i suoi ordini e i suoi buoni consigli. Vuol dire che il Rebbe qui ti dice che esiste, chiaramente capiamo di chi sta parlando, il Rebbe si riferisce al Rebbe precedente, si dice, tutti i Rebbeim sono stati profeti, hanno avuto questa figura e parla del Rebbe precedente, al Rebbe precedente ascrive la figura di profeta e di Messia Dor, di Tzaddik Ador, di leader della generazione, e poi aggiunge e i continuatori nella generazione seguente, cioè si riferisce a se stesso, e parla fino ad arrivare alla profezia della Geulah. Cioè il Rebbe ti dice, adesso io ti dico la Geulah in quanto profezia, non come promessa, ma come profezia. Perché insiste tanto a dirla come profezia? Perché c'è una legge della Torah, una tacita legge della Torah, che dice che ogni profezia positiva si deve per forza avverare. Una promessa, una benedizione può in qualche modo non avverarsi qui nel mondo, può avverarsi soltanto in modo spirituale e non in modo qui materiale, ma una profezia negativa
può anche forse non avverarsi, ma una profezia positiva non ha altra scelta che avverarsi. Per cui nel momento in cui il Rebbe ti dice oggi esiste un profeta, un consigliere, esiste un giudice, tutte queste in una persona sola che Dio ha scelto in questa generazione, se volete unirvi a Dio, arrivare alla Geulah, sentite. C'è questa profezia che la Geulah adesso è qui e il compito per arrivare è avere la partecipazione di ognuno e per avere la partecipazione di ognuno, ognuno si deve collegare e obbedire, ascoltare le parole del Rebbe perché il Rebbe è questa figura e questo è quello che il Rebbe dichiara e in quale modo però Bechesed Berachamim è nel senso del consigliere anche, cioè di fare nostra, di entrare, di prepararci e esercitarci e abituarci in modo che quando arriva la Geulah, anche se fosse ancora buio dal primo momento, noi già ci sentiremo a casa perché l'abbiamo preparata. Abbiamo scelto le piastrelle, i mobili, il pavimento, i quadri, tutto abbiamo scelto insieme. L'abbiamo fatto adesso, il tempo è adesso. Per questo la profezia del ritorno dei giudici e dei consiglieri è prima, perché hanno questa funzione di farti comprendere veramente, di farti non tanto comprendere con la testa, ma comprendere anche col cuore, far sentire la tua partecipazione indispensabile e che questa partecipazione riguarda qualcosa che è tua, che ti riguarda, che ti fa piacere. Questo è un po' il sunto della cosa. E se c'è ancora un attimo di tempo, mi sembra che ci sia. Se volete, ditemelo, un po' in seguito a quello che vi ho raccontato l'anno scorso, però è già passato un anno, quello che vi ho raccontato la settimana scorsa, che avevo assistito a una lezione, partecipato a una lezione di una nostra, non solo cara amica, ma che voi probabilmente conoscete, Zofit, che per anni ha dato lezioni oltretutto a casa mia, e ha preso una linea molto interessante. Vi ricordate quello che ho detto l'altra volta? Qualcosa che si ricollega anche alla Parashah, comunque che Rebbe dice che per arrivare a contattare questo posto dentro te stesso, questo posto più elevato, più vero, devi uscire dai tuoi automatismi e dalle cose alle quali sei abituata. Devi abituarti a qualcosa di nuovo. Per abituarti a qualcosa di nuovo devi lasciare il vecchio. Perché chi si illude di avere un risultato diverso compiendo sempre le stesse azioni, è chiaro che si illude perché se fai le stesse azioni non arrivi a un risultato diverso. Questo ognuno di noi può capirlo. Per cui quando noi ci lamentiamo di tutto quello che non ci piace nella nostra vita, ma non siamo disposti a cambiare una virgola di quello che facciamo, siamo dentro un esilio che ci siamo fatti da soli con le nostre mani. Per cui uscire da questo vuol dire anche esercitarci, vuol dire anche cogliere tutte le occasioni, se non creare occasioni per esercitarci. E la settimana scorsa abbiamo visto come questa amica aveva colto l'occasione quando si ricordate, quando era salita sull'autobus, sognandosi finalmente un momento che le bimbe si addormentavano, lei aveva un'ora di tempo per rilassarsi, è tutto entrato, il suo vicino di autobus ha cominciato a mettere la musica ad alto volume e lei è riuscita a fermare la sua reazione automatica e a scoprire dentro di sé un mondo diverso nella quale si è sentita per un attimo in paradiso solo per aver aperto una possibilità diversa di reazione. Ora, oggi ci ha raccontato una continuazione di questo e non soltanto ci ha raccontato una continuazione, ma ci ha dato anche tre domande da porsi ogni volta che possono aiutarci. Quindi se vi va bene vi trasmetto queste cose che ho sentito oggi, che io ho trovato molto utili e interessanti. Ditemi, fatemi segno, sì o no? Sì, Sì. ok. Ok, allora lei diceva, Certamente. l'esempio l'ha fatto stamattina, dice, si è svegliata alle 5:30 e si è detta bene, ottimo. E si è svegliata perché sua figlia, la più piccola, che non è più tanto piccola, ma che ancora lei allatta, ha l'abitudine in genere di dormire Baruch Hashem tutta la notte, però alle 5:30 si sveglia, vuole ciucciare un po' dalla mamma, dopodiché si riaddormenta ancora per un'ora e mezza, 2 ore. Per cui, come
come al solito la bimba si è svegliata, ha ciucciato un po', sembrava riaddormentata e la mia amica si alza e dice che bello, adesso un po' di tempo, libero, tutto, silenzio, riesco a fare tante di quelle cose che ho in programma e che non riesco mai a fare. È lì che comincia a fare e sente la bimba che comincia a frignare, a piangere, mamma, mamma. Automatismo, prima reazione, no, non ne posso più. Cioè, che è la reazione del bisogno più animale che non sente altro. Anima animale che grida e dice, voglio, shake, silenzio, basta. E davanti a questo bisogno, a questo voglio, la bimba non conta, conta soltanto come un intralcio, un disturbo, non riesce a vedere la bimba, i suoi bisogni, eccetera. Esiste solamente il suo bisogno. Quindi la tentazione, non tentazione, la reazione naturale sarebbe quella, arrivo lì, mi nervosisco, mi arrabbio, gliene dico due, eccetera. Dopodiché, primo strumento che abbiamo imparato settimana scorsa, momento di silenzio interiore. Fermo tutto, un attimo, un momento. Non agisco, non penso. Mi creo un momento di stop, di intervallo, dove lascio uscire qualcos'altro. In quel momento può uscire finalmente qualcos'altro. E ragionamenti e cose che sono venute fuori a un certo punto comunque sono state la consapevolezza. Questo giro qui già lo conosco. So benissimo che se vado lì e mi nervosisco, le cose semplicemente soltanto peggiorano, di certo non si riaddormenta, però tutta la giornata diventa nervosa, volano parole cattive e la cosa diventa male per lei, per la bimba e anche per la mamma. Per cui nonostante che ogni volta uno tendenzialmente finisce nello stesso buco, è un momento. Però prima di tutto ha fatto un'operazione che è abbastanza fondamentale. E che è qualcosa che riguarda qualcosa che abbiamo studiato in passato, prima anche che molte delle persone nuove, quindi cose che forse alcune non hanno sentito. Ma quando si parla della redenzione, del rivelare Dio e la luce, si parla di rivelare Dio e la luce nel buio, nel fondo più fondo. E non di dire qui c'è la luce, scelgo la luce e non guardo il buio perché il buio fu cattivo, via, voglio la luce. No, tutto il lavoro è di accendere il buio, di rivelare la luce dal buio. Questo è fare una dimora di questo mondo buio per Hashem, di questo mondo, non eliminare il mondo perché non è in grado di contenere Hashem e di essere soltanto degli esseri spirituali come gli angeli. Per cui il ragionamento suo è stato, un momento, la mia anima animale adesso grida, voglio silenzio, shekel. Prima di tutto accetto, non mi vergogno, non mi pento, non mi sento colpevole perché la mia animale vuole qualcosa. Ok, vuoi qualcosa. E chiaramente se si trattasse di qualcosa, come dire voglio fare idolatria, non staremo neanche qui a discuterne. Però nel buio, quando nel buio c'è una scintilla sempre del buono, la via che ti insegna la Chassidut non è di separare luce e buio e di mettere via il buio, ma di riconoscere nel Tohu, nel buio, in quello che sembra tutto contrario della santità, di riconoscere la scintilla buona e di partire da lì. Per cui la mia anima animale esiste, non soltanto esiste, ma continuerà a esistere sempre, nel senso che è la mia capacità di vivere, di respirare, è il mio animale che è in me. Ma questo animale deve trasformarsi, nel senso che deve imparare a desiderare e a godere della spiritualità. Questo la mia anima divina deve insegnare all'anima animale. L'anima animale sente soltanto, capisce il linguaggio del piacere, mi piace o non mi piace. E io non posso solo soffocare,
perché non servirà a niente. Ma posso fare in modo che le cose buone le piacciano. E anche perché semplicemente il piacere è comunque un motore potentissimo che fa muovere la persona. Devi soltanto indirizzarlo, il piacere, nella direzione giusta. Per cui già la prima cosa è tranquillizzare, che non dico ah, che cosa ho sentito, cosa ho provato, che mamma disgraziata che sono, che non pensa neanche ai figli, soltanto a se stessa. No, accetto, prendo in conto il tuo bisogno, il tuo desiderio, e troveremo e salterà fuori anche il modo di rispondere a questo desiderio. Però la realtà adesso ci dice che se io reagisco come sono solita reagire, non andrà bene né per me né per te, anima animale, perché il risultato non va bene per nessuno, neanche per l'anima animale, perché quando la figlia comincerà a essere isterica tutto il giorno, non avrà guadagnato niente neanche la mia anima animale. Quindi, secondo passaggio, che cosa ha fatto? Ha detto, adesso metto da parte qualsiasi mio desiderio in stand-by, non lo considero, e considero solamente che cosa ho davanti, cosa si vuole da me adesso. Non faccio conti altri. Per un attimo annullo tutto e guardo davanti la realtà. Adesso in questo momento guardo mia figlia e tutto un tratto dice che è riuscita a vedere sua figlia, non dico come se la vedesse per la prima volta, ma dove si è risvegliato tutta la dolcezza, l'amore per questa bimba che in questo momento era in difficoltà, aveva bisogno della sua mamma, per cui è andata lì, l'ha allattata, l'ha guardata, l'ha carezzata, ma di tutto cuore. Cioè come aveva messo se stessa un attimo da parte, ma non da parte come si fa, tu disgraziata anima animale, dove mi vuoi portare, ti soffoco, cosa che provoca dopo soltanto una reazione ancora più violenta, ma ti ho sentito, ti tengo in conto, hai dei diritti, vedremo come fare, in questo momento la realtà è questa, vediamo cosa io posso fare, cosa si vuole da me nella realtà, cosa la realtà mi chiede. E a quel punto interviene anche un terzo fatto, che è la certezza, come quello che abbiamo parlato settimana scorsa, che il mio Madrich Tiulim, che ogni mattina io esco per una gita con la guida personale, Akadosh Baruch Hu, Dio, è la mia guida, se la mia guida di Tiulim mi ha portato, di gita, mi ha portato che succede questo che sta succedendo, vuol dire che lì c'è qualcosa di importante, di buono per me da vedere, da scoprire. Proprio in quel momento con mia figlia, che in questo momento non mi fa avere lo shaket, il silenzio che volevo. E la certezza che Dio ha lì, ha sempre pronti dei regali da darti, e dei regali che a un certo punto senz'altro saranno anche rivelati secondo quello che io capisco che è il mio bisogno, senz'altro Dio risponderà al mio bisogno, non ho dubbio. A quel punto la situazione si è completamente ribaltata e la bimba si è tranquillizzata, si è rimessa a dormire, a un certo punto ha fatto ancora un po' di versi, la mia amica ha avuto ancora un attimo di stare per reagire automaticamente, poi ha detto ma no, perché? E ha detto altre volte lo fa, dopo si riaddormenta, si è alzata, la bimba ha continuato a dormire per altre 2 ore. Cosa c'è di diverso in questo che lei ha provato? È che non si andrà molto avanti se il mio cercare di elevarmi spiritualmente soffoca o si basa solamente su una comprensione di cosa io dovrei fare. Se la comprensione non è qualcosa che poi a un certo punto scende nel cuore e trova un piacere, Se non so che ogni giorno io troverò in tutte le difficoltà, troverò lì nella difficoltà un regalo per me che mi farà piacere, che mi farà sentire veramente piacere, non andrò mai lontano. Ricominciare a fidarsi di Akadosh Baruch Hu e sapere che è lui che mi guida, che mi porta in situazioni in cui se io accetto la situazione, entro la situazione e non combatto la situazione e neanche combatto il bisogno che sento, ma mi rendo semplicemente disponibile, aperta, un momento di silenzio interiore,
e con la certezza che Dio in quel momento mi sta dando dei regali, alla fine vedrò cambiamenti nella mia vita finalmente, perché invece di fare il solito percorso, avere il solito risultato, tutto un tratto, avrò dei risultati completamente insperati. E mi sembra una strada veramente interessante da percorrere, in cui oltre a ciò che Dio, come Madrigal Tiul, ti propone, una persona stessa può crearsi delle occasioni, ogni occasione possibile, di uscire da quello a cui è abituata, compreso vai per strada e senti tendenza, faresti sempre lo stesso percorso, perché ti piace quella via piuttosto che un'altra, e stai per fare quello che qui sei abituata, dici di no, adesso vado per una via diversa. Gente, cambi ogni occasione le tue abitudini. E questo è un modo per abituarsi a qualcosa di diverso e a qualcosa di diverso in cui tu sai cosa vuol dire vivere come si vive nella Geulà. Sai cosa vuol dire vivere nel presente, ascoltare l'altro, sentire che cosa l'altro ha bisogno di te e non soltanto cosa tu hai bisogno, e sapere che quando tu dai all'altro e ti rendi vuoto e disponibile, fidandoti che Kadosh Baruch Hu ti darà poi quello che tu hai bisogno, vedrai che è esattamente quello che succede, che addirittura dando all'altro in quel momento è l'altro che ti dà ancora di più di quello che tu cercavi per altre vie. Perché non sempre è detto che il regalo che tu cerchi è proprio quello che avevi in mente, è proprio quella che è la cosa migliore per te. Può darsi che quello avevi in mente e Dio ha in mente un regalo che è estremamente migliore per te, ma non tanto migliore nel senso che tu sai che è per il tuo bene ma non ti piace, ma migliore che anche ti piace. Perché bisogna arrivare a provare piacere e a unire queste due cose. Il dovere e il piacere devono diventare nel lavoro, nel servizio divino, devono diventare veramente una cosa sola. Però questo, se noi facciamo uno sforzo e lavoriamo su questo. Io spero di avervi passato quello che io ho ricevuto oggi, e ancora invito, come ho invitato l'altra volta, a fare esperienze, se vi è possibile, su questo, e a portarle e a raccontarle. Quello che la mia amica ha detto è quante volte quando io leggevo le storie dei tzadikim mi ispiravano, ma quanto adesso ancora di più mi ispira poter crearmi io delle mie storie personali, dove non è solo capisco in qualche modo quello che lo tzadik ha provato, ma lo tzadik è tanto più lontano da me, non è che lo capisco fino in fondo, ma se un episodio, un'esperienza, io l'ho vissuta e sono riuscita a fermarla, analizzarla, a capire dove cosa cambiare, come fare un esercizio in quell'esperienza e poi a sentire dei risultati, sentire qualcosa di nuovo, quella è un'esperienza che poi posso mettermi in tasca e al momento giusto tirare fuori, sia per utilizzo per me, sia per utilizzo di aiuto per altri. Per cui l'invito era che ognuno si crei delle proprie storie che poi insegnino e ispirino se stessi e gli altri. Per cui se qualcuno ha già oggi qualche esperienza da raccontare in seguito a quello che abbiamo detto l'altra volta, sarò felice di sentirla, e se no invito veramente tutti a provare anche durante questa settimana in questa linea, se questa linea vi parla, vi dice qualcosa, vi stimola. Quindi aprite i microfoni e ditemi qualcosa. Grazie. Allo? Qualcuno parli? Ruth, no, forse io posso dire qualcosa, ma... Dai, vai. So se... Allora... Per me può pure iniziare diciamo che... Mi sentite? Sì, sì. Ah, ok. E quando ho cominciato a lavorare, io abito a Haifa in Israele, lavoro all'Università del Technion, non è stato il primo lavoro che... Università in cui ho lavorato, ho avuto molti supervisori, in Europa, negli Stati Uniti ho vissuto e dunque ho lavorato con molte persone, diciamo. Però la particolarità del mio supervisore qui è quella di, penso sia la sua personalità, non, è un po' disorganizzato, si dimentica quello che abbiamo discusso la volta precedente. Lavoro nella ricerca. Se scriviamo un paper e lo inviamo, cioè un articolo e lo inviamo a un giornale, lui si dimentica o il giornale o che l'abbiamo inviato.
e ogni volta che abbiamo un appuntamento io do per scontato che non si ricorda quello che abbiamo discusso prima. Ma diciamo che una volta io avrei reagito a questa situazione e insomma, e dopo un po' può stancare questa, io due anni e mezzo e tre che lavoro con questa persona. E poi si passa a delle cose più serie, per esempio le paghe o che uno si dimentichi. Una volta mi è successo che doveva rinnovarmi il contratto, la mattina mi ha detto una cosa, al pomeriggio il contrario su questo. Dunque diciamo che io comunque tutte queste volte devo aver imparato da esperienze un po' dure che avevo vissuto in precedenza, comunque situazioni difficili, di e accomodare ognuna di queste situazioni in modo da non creare un conflitto e a comunque mantenere un rapporto abbastanza finché a volte diciamo che comunque anche cerco di aggiustare un po' la situazione, però finché il mio supervisore mi ha detto per me sei soft, per dire che sono, ma per me, per lui non ha capito, il mio approccio era quello di, e penso che sia stato l'unico motivo per cui siamo riusciti a continuare a lavorare insieme così a lungo, non è che sia una cattiva persona, però sì, è interessante questo fatto di, cioè, un confine tra accomodare la situazione e apparire come qualcuno che è, e, come mi ha descritto lui, soft. Che voglio dire, cioè, sì, ci vuole esercizio per controllarsi davanti a qualsiasi situazione inaspettata. Però diciamo che la società in sé vede questa cosa come una cosa diversa, questo ho realizzato poi, però dico, questa è stata la mia esperienza, questo è uno degli gli ambiti in cui cerco di mettere in pratica questa cosa e sì, ha i suoi effetti positivi, però spesso è vista in un modo diverso. Cioè, questa è solo la mia esperienza, volevo raccontare questo. Perché la connotazione soft, perché l'hai vista così negativa? No, non la vedo io in modo negativo. Mi sono resa conto che lui non ha interpretato nello stesso modo il mio modo di approcciarmi alla situazione. Non l'ho neanche presa male, ho solo avuto la riflessione che sì, nella società, diciamo, e specialmente nella società secolare, forse è per quello che ci facciamo così fatica ad approcciarci in questo modo alle situazioni, perché non è il modo in cui generalmente, anche negli ambiti di lavoro, ci si approccia. Dunque, voglio dire, richiede un esercizio costante e di applicazione, perché non è il modo in cui tante cose sono gestite, non lo so. Per quello questa persona ha visto che per lui era una debolezza mia. Però come dialogare in situazioni in cui, sì, uno può adottare un certo comportamento, però nell'altro lato è visto come, cioè, inteso in un altro modo, insomma. Io ho sempre trovato il beneficio di questa cosa. Come ho detto, per me è stato l'unico modo forse per mantenere un rapporto in equilibrio, però sano. Un rapporto sano, puoi continuare, sì, a lavorare. Sì. Abbiamo questi casi nella vita anche personale, in tutte le cose che bisogna,
non è sempre facile. Sì. Cerchiamo, almeno come dici, io personalmente cerco, ma non sempre riesco a farlo, a essere come dice Ruth. Ma cerco, uh-huh. cerco di trovare quel posto in me stessa che mi fa, che ti fa sentire bene, per cui poi, per me, ecco, lui ti ha vista come debolezza, per me era, non era soft, era anzi molto forte per non reagire male, no? Sbaglio? Non ho idea. No. Ah sì, sì, no, giustamente è come, solo punto che, di come vista, dice lei... Anzi, Mm-hmm. Così penso io, vedi, ma ognuno lo vede queste cose. Vorrei avere sempre questa debolezza che puoi metterti dentro e non arrabbiarti, non reagire male per un comportamento, e questo è un grande lavoro dentro. Vorrei vedere se c'è chiarezza su questo punto. Qui, non è soltanto una questione di comportamento, è diplomazia. Non è una questione per niente, no. Diplomazia né di comportamento. Non è che io devo capire qual è il comportamento migliore e comportarmi in modo migliore. È perché se questo comportamento è completamente esteriore e non rispecchia anche un mio cambiamento interiore, in genere non dura molto. Semplicemente non dura perché a un certo punto, oltretutto, non esiste neanche il comportamento in assoluto giusto, perché essere in un momento soft può darsi che ci sono delle situazioni in cui la cosa più giusta da fare è non essere per niente soft, essere del tutto positivo, e altri momenti in cui invece devi essere esattamente soft, ma non importa tanto, no, a parte che tutto è collegato al lavoro della persona, ogni individuo è diverso, ogni individuo deve lavorare sulla specifica sua difficoltà, ma non è una questione tanto io ho carenze in questo, non mi comporto bene, devo comportarmi meglio, perché se fosse solo così sarebbe... Non so, sarebbe più... Non c'è una scuola della etica, della morale che ha la Chassidut. Qui si tratta di scoprire una parte, di mettermi in contatto con una parte di me più profonda e più vera, lasciar parlare di più quella parte, e a volte per far emergere quella parte devo semplicemente far silenzio, perché quello che si esprime dentro di me è sempre la mia parte automatica, per cui non posso scoprire nient'altro se parla solamente quella. Per cui devo poter fare silenzio dentro di me e potermi approcciare al mondo, a quello che mi succede davanti, che magari è una difficoltà, in una condizione di silenzio. In una condizione di silenzio interiore, dove posso essere quello che abbiamo studiato nella Parashat Pinchas, se vi ricordate, per chi è il Beinoni, quello che è presente in quel momento e non è neanche un momento prima, non è neanche un momento dopo, ma con tutte le sue facoltà di pensiero, parola, azione, è lì, solo in quel momento lì. Come il Rebbe, che quando passavano migliaia di persone, ogni persona aveva l'impressione che in quel momento il Rebbe lo guardava magari per pochi secondi, non esisteva nessun altro al mondo che lui. Per cui essere, fare questo silenzio del nostro automatismo e con questa parte qui guardare cosa ci sta davanti, dove possiamo sentire il bisogno di quello che ci sta davanti, la verità della persona che ci sta davanti, e quindi a quel momento anche rispondere alla persona che sta davanti, non a quello che noi abbiamo in mente, che è la cosa giusta, dovremmo dire questo, dovremmo dire quello, ma rispondere da un posto più corretto dentro di noi, più vuoto da automatismi, perché siamo in contatto veramente con quello che abbiamo davanti, rispondiamo veramente a chi abbiamo davanti, perché lo vediamo, lo sentiamo, lo capiamo, lo percepiamo. E allora quello sarà poi quello che viene fuori, il comportamento più giusto, non quello che io nella mia testa a priori ho deciso che è la cosa giusta, io sono così, manco di questo, adesso devo migliorarmi in questo. Non è questa la nostra via, la Chassidut non ti insegna questa via qua.
ma è una via berachamim, con dolcezza, ma con determinazione, in cui devi cominciare a fare ordine dentro di stesso e non lasciare che sempre le cose automatiche tu abbiano il potere e ti facciano fare quello che vogliono e tu sei addormentato dentro di te, non esisti come te stesso. Dicevi, Faya? Sembra facile. No, è un lavoro. Ma anche dire sembra facile non... No, ma anche quando pensi di essere riuscita ad arrivare a un certo punto in cui controlli dentro, d'un tratto di nuovo c'è un passo indietro. E questo, la parola controllo secondo me già ti pone in una direzione non corretta. Non è una questione di controllo. Non è una questione di controllo. Beh, se mi raccontavi della tua amica che ha fatto si è controllata invece di correre dietro alla bambina arrabbiata, si è calmata, ha fatto silenzio. Sì, sì, ma si è controllata invece di fare il silenzio, ha dovuto controllare questa rabbia di uff, again piange ancora. Si è controllato l'automatismo, ma dopo che ha fermato... ha fermato l'automatismo e ha fatto un momento di silenzio. Lì ha permesso che si contattasse con qualcosa di diverso e che contattasse la realtà in un modo più vero. Perché lì le cose hanno cominciato a scorrere come devono. Non so se questo rende più chiaro il tipo di lavoro. Certo che non è facile, ma non è facile perché siamo... scusa la parola, io in prima persona mi sembrano uno zombie, cioè vado avanti a fare quello che sono abituato a fare, a reagire, se schiaccio un bottone dentro di me e io e poi pretendo che qualcosa, mi lamento che le cose non cambiano nella mia vita. Da qualche parte dobbiamo cominciare a rompere sto cerchio e non è una questione ancora una volta né di controllo né di fare adesso faccio la cosa giusta, è un lavoro completamente diverso, molto più profondo e molto più però pratico, un lavoro pratico che si può cominciare a fare piano piano abituandosi. Forse la cosa, almeno parlo per esperienza personale, che è più difficile, cioè perché si è detto che non bisogna soffocare l'anima animale, ma bisogna indirizzarlo in un certo qual modo. Almeno se guardo a me, più che altro ho la tendenza quasi di soffocare nel momento in cui magari sento questo automatismo, questo impulso, quando poi questo poi si ripresenta di nuovo, magari amplificato proprio perché magari in un primo momento ho tentato di soffocarlo. Non so, penso a volte io insegno, magari ci sono degli automatismi che attivo con alcuni alunni perché magari ho una certa immagine di certi alunni oppure perché mi aspetto che quella lezione debba andare in quel modo, quindi che debbano esserci quei 20 minuti eccetera eccetera. A volte se ciò non va così soffoco proprio magari anche, non so, il dispetto perché le cose non sono andate come avevo pensato. E poi mi trascino magari questa cosa, però sarebbe dovuto andare diversamente, eccetera, eccetera. Cioè faccio fatica proprio a avere quel momento di silenzio, non so come dire, questo passaggio forse. Beh, certo che non è facile. To, Bezrat Hashem, che auguro a tutte noi di riuscire a fare buone esperienze in questa settimana. Stiamo prossimi a farci delle sorprese l'un l'altra e di raccontarci cose interessanti che siamo riusciti a sperimentare. Bezrat Hashem. Okay. Grazie Ruth, molto bella. A voi tutte e Bezrat Hashem, a presto. A presto, grazie. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ah, Ruth, si puoi mandare nella chat? Sihad al-Reb. In ebraico? Hai chi ti aiuta? O in ebraico o in inglese, la lingua che c'è. In ebraico? In ebraico ce l'ho qui, Isamin, posso fotografarla, vedere. C'è un site dove posso trovare? Cerco e lo metto. Cerco perché e... così io posso passare al computer e mi faccio la traduzione io, più facile. Di quello che non capisco. No,
No, no, il computer non te lo tradurrà mai, dirà delle stupidaggini senza. Allora no. Non è in grado di tradurre. Non è in grado di tradurre. L'inglese lo capisci? Lo capisci bene l'inglese? Sì, l'inglese sì. In che cosa? No, chiedo se l'inglese lo capisce bene. Sì, sì, se riesco a trovarla in inglese, te la mando in inglese. Faccelo sapere. Bene. Grazie. Per chi capisce, magari il fotografo, non dico tutta la storia lunga, ma alcune parti che sono veramente forti. Ok. Grazie. Grazie, Ruth. Odesh Tov, eh? E Rosh Chodesh venerdì, no? Sì, giovedì. Odesh Tov. Ok, Odesh Tov. Odesh Tov. Bye. Hello.